Clio Makeup, sono iscritta al tuo canale, ma di qui non puoi passare. Clio Makeup, dai retta a me, qui non c'è trippa per te. Scetate voi una, e malavita. Ho dovuto fare questo rito apotropaico per ringraziarmi Clio Makeup, nonostante io non abbia una sua fotografia, e chiederle di non imperversare più in questo canale, impossessandomi, come sapete, forse qualcuno di voi saprà, del mio corpo e anche della mia anima. Che, diciamo, se si trattasse di un uomo anche avvenente, io potrei valutare attentamente la questione della possessione del corpo. Ma non trattandosi di uomo avvenente, essendo una donna manco il mio tipo, io direi che Clio Makeup può rimanere lì dove si trova. Parlo da fan. Beh, oddio, l'unica cosa che potrei accettare dal canale di Clio Makeup è un travaso di danari. Allora, siamo qui per un tutorial, amici. Benvenuti nella splendida cornice della mia lussuosa stanza dei peccati, dalla quale trasmetto, diciamo, in differita i miei video tutorial, consigli vari, cose amene e a volte anche poco utili, però di rado. Allora, questo è un tutorial. Attenzione, perché mi è venuta un'idea. Non so come ho fatto a non pensare che è possibile fare dei terminali per cordino utilizzando una di queste lastrine. È veramente la scoperta dell'acqua calda. Ci proviamo insieme. Ora passiamo al tutorial. Ecco di cosa abbiamo bisogno. Realizzare i terminali da cordino, utilizzeremo una lastrina di metallo tipo questa, dello spessore di 0,5. Anche 0,6 andrebbe benissimo. In realtà io sono costretta ad utilizzare una lastrina un po' più sottile perché mi era rimasta solo questa. Però ti consiglio vivamente lo spessore 0,5. Anche un po' più spesso, però forse dovrai aggiornare i tuoi strumenti. Non riuscirai ad utilizzare quello che ti faccio vedere. E vale a dire, per forare il metallo uso una classica foratrice. Chiaramente con questo attrezzo arriverai fino ad un certo spessore di metallo. Già con lo 0,6 credo che tu non riesca più a forare il metallo e quindi avrai bisogno di qualcos'altro, di un normografo che abbia i cerchi, un cerchiografo ad esempio che ti permetta di disegnare il cerchietto e di incidere poi il metallo. Ma non vorrei andare troppo in là. Allora, noi utilizzeremo questo attrezzo, un punteruolo con il martello. Il mio è un po' spuntato, ma facciamo finta che vada bene. Altrimenti un qualsiasi attrezzo che si possa utilizzare come punteruolo, righelli, strumenti per segnare. Io uso una specie di graffietto, insomma, oppure una biro, una matita, quello che vuoi. Un taglierino, una forbice per lamierini, universale. Questo è universale, ma va molto bene anche per le lamiere sottili. Poi naturalmente il solito set di pinze, in particolare questa con le pinze tonde. Un martello da utilizzare con il punteruolo, possibilmente questo tipo di pinza per stringere, ma direi che è opzionale. Dopodiché ci servirà un trapano, un Dremel con cui si possa forare utilizzando una punta per metallo dello spessore, nel mio caso diciamo che è 2,4 mm. Se non hai questo attrezzo, se non hai il trapano, utilizza tranquillamente un punteruolo. Allora, ti mostro brevemente il disegno che dovremo fare. Disegnare oppure incidere è la stessa cosa. Allora, dovremo realizzare un quadrettino con i lati di 1 cm, ok? Ovvero 10 mm. Spero che si possa vedere. Ok? Questo è il quadrettino che ci interessa. Al di sopra del quadrettino, come se fosse, immaginate, il corpo di una persona, incideremo con il metallo una specie di testolina, ma non la sporteremo via, ci servirà. Questa è la parte buona, la parte che diventerà connettore terminale. Ok, ora facciamo il disegno un po' meglio di così.
Ecco, sto disegnando un quadretto con il lato appunto di 10 mm. Sarà meglio che lo faccia così perché ho un po' l'impiccio della camera e del resto qui. Allora. Allora, questa è la parte buona. Ok, faccio un segno, vedete, questa è la parte buona. A noi interessa incidere il metallo qui, però non dovremmo portare via tutta la parte, diciamo, la testa, diciamo così, di questo connettore, soltanto incidere la parte iniziale. Ora ti mostro cosa intendo dire. Allora, mi tengo fuori dal quadretto, fuori, in alto, ed in una posizione centrale. Sto un po', hai notato, un po' impennata, un po' di sbieco, perché non voglio portare via tutto quanto, ma soltanto fare una specie di sorriso. Guarda, ecco, tra l'altro la mia macchinetta ha anche un difetto, ma vediamo se riusciamo a recuperarla. Ok? Ecco, ho recuperato in parte il difettuccio di taglio di questa povera foratrice che oramai non ce la fa più. Comunque l'importante è che tu veda, ok? Questa specie di testolina non l'ho portata via tutta, ma diciamo solo inciso il metallo per tre quarti in questo modo. Poi qui sotto c'è il quadrettino. Allora, adesso che abbiamo la possibilità di lavorare su questo pallino, su questo coriandolo, lo foriamo al centro. Allora, con un punteruolo, questo non lo è, ma è quello che passa al convento dal momento che ho completamente rovinato l'altro. Dovrete incidere il centro del coriandolo in questo modo. Fate in modo che sia passante perché questo vi aiuta nella foratura. Ok? In questo modo, su una superficie dura. Adesso potete usare il trapano. Ops, ho mosso tutto. Allora, io posso lavorare su questo tavolo perché è un tavolo da lavoro, non ho problemi particolari. Se voi avete problemi, dovete mettere sotto un pezzo di legno o magari bloccarlo al tavolo con una morsa, insomma, poi vi arrangiate. Allora, foriamo. No, non è possibile diminuire la velocità. Allora. Fatto. Questo è tutto quello che dobbiamo fare, un foro centrale che potete allargare anche a piacimento perché da qui sapete voi dovete agganciare il connettore. Ok? Se il metallo si piega troppo, si sciupa e si strapazza, voi dovete sempre martellare, sulla vostra base di metallo. Questo va fatto spesso. Ok, io mi limito visto che altrimenti butto giù tutto quanto quello che ho. Per inquadrare, vedete? Ok. Ora, con un attrezzo qualsiasi, in questo caso il vecchio punteruolo spuntato va benissimo, facciamo una tacca, una specie di tacca non passante, ok? Al di sotto della testolina, la facciamo all'interno di questo quadrato, in mezzo rispetto, diciamo, alla verticale, ma un po' in alto. Ok, in mezzo e un po' in alto. Ora probabilmente scivolerà via perché non c'è la punta di questo attrezzo, quindi il metallo ballerà, no? Comunque. L'importante è fare una specie di. Ok, una specie di tacca, anche appena appena più profonda di questa che vedi. Ci siamo, sì. Ok, perché questa tacca aiuterà a tenere bloccato il cordino. Io l'approfondirei un po' di più. Ecco, di tanto in tanto rimartellate la parte superiore, non la tacca, ma naturalmente questa parte. Ok, ora siamo pronti per ritagliare questa sagoma. Dovete salvare naturalmente questo occhiello. Usiamo la nostra forbice.
Allora, per evitare di fare, di tagliare un collo troppo stretto, tanto per intenderci, io vado un po' in diagonale, leggermente in diagonale, ok? Tanto poi faccio sempre in tempo a rifinire, a ripulire il disegno. Visto? Ora si può passare un po' di carta vetrata tutto intorno, naturalmente sempre martellando prima un pochino e rifiniamo un po'. Attenzione però, non abbattete questa tacca centrale, al limite la dovete ripetere, ok? Ecco qui. Spero che si possa vedere. Non è lucidato, quindi ha dei segni, ma naturalmente poi si può lucidare meglio. E anche ripassare un po' meglio i bordi con la carta vetrata, oppure se avete il Dremel con la punta di silicone. Ok? Allora, questa tacca che si vede all'interno, cioè questa tacca che vedete, va all'interno. Ok? Ricordatevi, perché altrimenti non può aiutare a trattenervi, a trattenere il cordino. Abbiamo quasi finito. Potete ancora regolare la lunghezza se per caso vi sembra troppo lungo, e anche la larghezza in realtà. Io magari potrei accorciarlo un po', per esempio, tanto per farlo, vediamo, per provare, accorciamolo. Ok, passo un pochino sulla carta vetrata, al solito. Va bene. Allora, adesso con la pinza punte tonde, ok? Dunque, con la pinza punte tonde, eccolo qua. Giro i lati in questo modo verso l'interno. Dunque io sto lavorando senza essere appoggiata al tavolo, però ora mi appoggio, se no non riesco veramente. In questo modo. Ok, adesso avviciniamo un po' i lati. Questo modo. Ah, potete fare una cosa, giustamente mi stavo scordando una cosa importante, che è quella di fare due tagliettini ai lati. Questo va fatto prima, ma comunque diciamo che anche adesso va benissimo. Sì, fateli perché vi aiuterà appunto a piegare. Stavo dimenticando in realtà un dettaglio molto importante. Allora, adesso prendo il cordino, vi faccio vedere come lo stringo, cordino mio. Allora, questo è il cordino, vedi? Ok? Adesso non resta che stringere le alette. Potete farlo con qualsiasi tipo di pinza. Potete tendere a schiacciare un pochino oppure ad arrotondare le alette, come sto facendo io. È possibile naturalmente utilizzare anche un po' di colla, un po' di colla per bigiotteria. Ecco qua. Vedete? Direi che non è male, vero? Allora, questo era il tutorial. Spero vi sia stato utile, vi abbia dato un'idea per migliorare il vostro lavoro. Intanto vi saluto, vi rimando al prossimo video che sarà tra breve, e vi mando un bacio. Ciao!